Allora ragazzi, siamo tornati nel nostro villaggio. Boom. E niente, un po' bassa per fare il tuffi così. Come faccio a capire cosa c'è scritto? Potrebbe dire qualcosa. Che stai facendo? Ci provo a leggere questo stupido affresco. Ah, un po' di rispetto. Chiedo scusa, Au. Non volevo offendere Kukulkan. Studio gli affreschi per diventare una guardia del serpente come mio padre. Sono sicura che è fiero di te. E cosa farò se non dovessi riuscire a comprendere i loro insegnamenti? Forse posso aiutare. Credi che a tuo padre dispiacerebbe? Davvero, Mayu? No, tesoro. Sono certa che tuo padre sarebbe lieto di sapere che Lau ti ha aiutato. Fantastico! Ho decifrato una parte di questo. È acqua. Oppure qualcosa che la riguarda. O almeno credo. Non ho ancora guardato gli altri. Che ne dici se mi studio un po' gli affreschi e poi, quando torno, ne discutiamo? Sarò qui. Comunque, sono Mara. Ok, allora. Ho messo l'icona azzurra, è una figata. Forse mi sono perso. No. Quando tutto si rovescia, chi si pasce diventa seme. Il suolo, la terra, Amun, il dio del grano. Bene. Adesso ragazzi, tanto qui andiamo a raccoglierci questo che anche se ne Ho ho abbastanza per, spazio. ormai non te li fa più raccogliere, è pieno. Meno male, almeno non devo diventare più matto. Allora, decifrare gli affreschi. Dunque, c'è una scala qui, eccola qui, però io prima voglio vedere se... Ah, questo me lo fa prendere. E niente, andiamo. Devo poi tornare... Ho visto un'icona verde qua, perché? Vabbè, andiamo su. E mo di qua dove cazzo dobbiamo andare? Secondo me dobbiamo salire su. Su, fino alla prossima scala. Poi secondo me c'è un qualcosa da fare. Allora aspettate un attimo. C'è l'altro affresco qua, mi sa. Andiamo a vedere. Eh già. Librati in lui come un uccello, ma senza respirare. Acqua. Allora lui deve essere Shaka, dio della pioggia. Ok, e li abbiamo fatti. Li abbiamo fatti. Abbiamo fatto tutto, porca puttana. Allora, ragazzi, dobbiamo andare a cercare l'altro adesso. Allora, l'altro. No, questo l'abbiamo letto, siamo a posto. Chissà l'altro dove sarà? Perché nella mappa non me lo evidenzia. O sì, o sono io che sono ciucco. Può darsi. Allora, andiamo dritti, direi, sulla destra e proseguiamo. No, e adesso di qua io direi che saliamo questa scala, secondo me sono giù di qua gli altri.
Allora, vediamo un attimo la mappa. Sinistra. Ah, tanto qua c'è una pelle che noi andiamo a prendere. Ne avrò 2000 di ste cose. E poi non c'è più nient'altro. Quindi. Andiamo su di qua, che ne dite? Andiamo pure su. Poi c'è l'altra scaletta. Se non vado errato. Qui avevamo già raccolto. Ci pregano tutto il giorno. C'era altro affresco qua, dove cazzo è? Scusate, ma sono io diventato orbo. Sono sicuro che è qua, eh. Vediamo. A me sembra tanto qua, eh. L'avevamo già letto. Aspetta un po', ma guarda dov'è. L'avevamo già letto questo. Quindi, no. Direi che con questo siamo. Allora, adesso invece. Ok. Ah, sembrava una borsa di quelle là. Andiamo. Vediamo dove cazzo ci porta qua, eh? Dai, eh. Adesso qui. Oh, niente, non c'è niente. Allora, boh, torniamocene da dove siamo arrivati, velocemente, possibilmente. Strada di lì non so dove può portare, eh. Era solo da raccogliere quello, ma quello abbiamo raccolto, quindi secondo me bisogna torniamo indietro. Aspettate un attimo, eh. Fatemi fare una cosa, girati. No, non c'è niente. Ok, ero convinto che ci fosse qualcosa nella sabbia. Ok, adesso andiamo di qua. Secondo me salire sulla scala che c'è dall'altra parte dietro lì e ritornare. Allora, andiamo di qua, vediamo dov'è. Eccolo qua. Qui è tutto pieno come sempre.
Andiamo su, via, 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 via. Questi non me li fa raccogliere. Qui non dobbiamo parlare con nessuno, allora. Dobbiamo tornare su qua. E dovrebbe esserci. Se non vado errato, l'avevo visto. Eccolo lì, difatti è qua. Ok. Egli cancella l'oscurità e ci porta il nuovo giorno. È il sole. Kinecha Awa è il dio del sole. Le divinità sugli affreschi sono intente a donare e togliere la vita. Un'interazione Molto bene. equilibrata. Le scene raffigurano il dualismo di vita e morte. Argomenti pesanti per un bambino. Direi di sì. Quindi adesso, signori miei, direi che abbiamo letti tutti, mi sa. Quindi ok, andiamo. Di qua o di là, di qua o di là, io scelgo a sinistra e poi scendo giù e poi andiamo giù, sempre più giù, sempre più giù, sempre più giù. Ah, questo è stato già letto, quindi andiamo. Praticamente siamo tornati dove casino, sono tutte uguali queste strade, ma che casino, mamma mia che casino, porca puttana. Perso la strada, ragazzi. Allora. Comunque, ho perso la strada. Non mi trovo più. Porca puttana, noi siamo arrivati di qua, giusto? Aspettate che soffio il naso, abbiate pazienza, ma oggi non sto molto bene. Basta solo che ci togliamo da questo mugugno perché sta dando in testa sta roba, eh.
Boh, non lo so se è di qua. Boh, non mi ricordo più, ragazzi, mi son perso. Che palle sto villaggio, mica, ma è tutto girato qua sto gioco. Mamma mia, che due coglioni, oh mamma mia, noiosissimo. È noioso, c'è dei punti veramente che sono ridicoli, non mi piace. Allora, direi che dobbiamo scendere di qui. Ok. Dai, dai, lascia stare le cose, sennò minchia non... Secondo me dobbiamo andare da... Mi potrò sbagliare, ma mi sa che dobbiamo andare dal mercante, eh? Madonna, ma dov'è quello là? Che bellezza. Che palle, oh Madonna, ma dov'è quello là? Ah, forse eccolo qua. Qualcosa che potrebbe interessare. Ehi, salve. Guarda cosa vendo. Ok. Hai fatto un'ottima scelta, credimi. Gli dèi ci arridono. Ok. Cosa possiamo comprare adesso noi qui? Non abbiamo più niente da vendere, da comprare. Abbiamo comprato quasi tutto, ma io compro, che cazzo me ne frega, tanto penso che sia tutta roba che... Secondo me è tutta roba che può servire questa. Perché abbiamo già venduto, che va bene, ragazzi, non è che siamo stati con le mani in mano, eh. Non so cosa comprare.
so, ragazzi, sono in difficoltà. Devo vendere ancora perché c'ho troppa roba. Sono certo che ti sarà molto utile. E niente, boh, abbiamo venduto queste due cose lì e via. Dai, va bene così, va bene così. Quando vuoi, mi trovi qui. Abbiamo venduto qualcosa anche per toglierci via un po' di roba, perché sennò, ragazzi, qua veramente è un delirio, eh. Ok, adesso torniamo dal bambinetto. Mayu, dov'è lui? È tutto a posto? Non lo so. È venuto a prenderla suo padre. Ha detto di volerla ricompensare per i suoi studi e farla partecipare a un rituale. Che rituale? Il rituale del risveglio. Ah, quello prevede il sacrificio di un bambino. Pensi che il padre di Aguila le farebbe del male? Scusate, chiudo un po' la finestra. Oggi era come se non mi vedesse nemmeno. I suoi occhi erano bui. Spenti. Con piccoglioni, con sti cani. Al villaggio abbandonato. Presto, per favore. Raggiungi il villaggio abbandonato. Mamma mia, guardate dove cavolo è. E adesso di qua dove possiamo passare? No, basta, qua è per favore. Io penso che devo andare a farmi il viaggetto. Allora. Adesso trovarlo. Villaggio abbandonato. Eccolo qua. Adesso ci staremo di nuovo 2 giorni, eh. A caricare, ragazzi, qua, mamma mia, è lentissimo, 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 guardate. Poi qualcuno dirà, fa dei video che fa schifo. Vabbè, ma io vi ripeto che non sono uno youtuber. Chi non apprezza, chiedo solo di non lasciare commenti offensivi, perché io segnalo subito, cioè ci metto poco, quindi. E c'ho anche la maniera di scoprire chi è. Questo ve lo dico io, Quindi, occhio. Mettete dislike, non mi interessano, ma non scrivete cose offensive. Io non sono uno youtuber e non mi ritengo uno youtuber. Oh madonna, ragazzi, che palle, dai. Mamma mia, stanno aspettando di qua.
possiamo cominciare. Ti presento il sangue del mio sangue, mia figlia Awin. È forte di mente e di spirito. Non ho mai visto nessuno così. Sono così fiero della mia Awin. Sarà un ottimo sacrificio. Ecco il nettare del risveglio. Ascoltami, Kinichao, volto del sole. Che malati, fanatici di merda. Ella berrà il nettare del risveglio. Adesso vedi. Il suo cuore le verrà tolto dal petto e gettato nel fuoco. Le ceneri della mia carne e del mio sangue, a te donate per impedire lo spegnersi del sole. Awil, Sunlara, torna di corsa da Mayu quando te lo dico, d'accordo? Corri, Awil! Tenanta! Tannuki Kankil! In William Kashwa, come già! In matchback! Laili Topolece! Tu men weyanti in wetel Kukulkan! Qualcosa mi dice che non è finita. Ma tu venga lingua che si chimbai! Ma io non capisco, no? C'ho le armi, perché non me le fa usare? Ti stanno aspettando, è qua. Io non capisco, non capisco, non riesco a... Boh. Cioè, è un po' una stronzata, cioè c'ho le armi, devo usare l'arco, siamo neanche secoli dietro, quindi insomma alla fine devo studiare, perché minchia so tanti, cazzo, come cazzo si fa? Beh, cominciamo a ammazzare tutti, poi vediamo. Possiamo cominciare. No, tutto dall'inizio, porca puttana. Ti presento il sangue del mio sangue. Non si può saltare. Via, dai. Awil, Sunlara, torna di corsa da Mayu quando te lo dico, d'accordo? Corri, Awil! Qualcosa mi dice che non è finita. E fermo qua, voglio vedere se ne ammazziamo qualcuno col coltello. Ma tanto non mi vede qua. Ragazzi, ci salutiamo qua con Kukulkan. Ciao ciao. No, ma no, non è normale una cosa del genere. Mi stanno aspettando, qua. Che due coglioni, madonna, oh, ma... E non lo so, c'ho le armi e non le posso usare, non capisco sta cosa. Solo con l'arco, minchia, diventa una merda.
Ti presento il sangue del mio sangue, mia figlia, Awil. È forte di mente e di spirito. Awil, non puoi neanche tendergli le trappole col coltello perché ti beccano. No, qua siamo in trappola. Boh, ragazzi, ci salutiamo. Ciao. No. Questo me lo faccio per cazzi miei, poi registrerò di nuovo. Ciao a tutti.